Allora. No. Prima di continuare, era successa una cosa molto particolare. È stata uccisa Amy. RIP. Molto brutta la cosa. Ma vediamo. Siamo arrivati a Yggdrasil. Chi c'è qua? Ci sono pochi salvatici. Non è possibile. Ah. Ma prima li devo vedere? Mi sembrava di no. Mi dice che ci sono pochi salvatici. Oh, random. Wabra. Proviamoci. Dubito, ma proviamoci. Sì, preso. Yggdrasil. Cioè non ci sono Pokémon salvatici, ma come è possibile? Non credo che ci siano Pokémon salvatici. No, qui non ce ne sono veramente, a quanto pare. No, qui non ce ne sono veramente. Ah, sono al secondo stratum. Yes. Ma non c'è un modo veloce. Ogni volta devo fare tutto il giro così. È lì. Oh. Quindi questo è il secondo stratum. Corretto. Secondo stratum. Deserto di Golgonda. Ma esiste veramente? Ma dove lo trovo? C'è una carta di Yu-Gi-Oh! Che si chiama Battaglia decisiva di Golgonda. Grande mare di Saria. Di sabbia. Gold Golgonda. Viene da Yu-Gi-Oh! Bravo, ha preso ispirazione da Yu-Gi-Oh! Mi sa. 99% terra deserto praticamente, no? Inospitabile per gli umani. Solo una domanda, Jedenix. Siamo sotto. Siamo sotto Yggdrasil, giusto?
intende dentro in Yggdrasil, o sotto in senso all'interno, sotto nelle sue radici, mi sa la sua radice, tipo, no? Perché sembra che siamo fuori? È molto semplice, in realtà l'albero del mondo illumina tutti gli strati usando la sua energia. Non è lo stesso come la luce solare tecnicamente, ma si ci avvicina comunque. Scusami, scusatemi, fate strada. Cioè, spostate, tipo. Oh, certo, colpa mia. Chi è questo? È il capo palestra, diciamo, lo strato, il guardiano. Perché sembra familiare? Ethan, zaino aperto. La zaino aperto. Grazie, fammi... Gli ha rubato qualcosa. La mia medaglione. Il mio medaglione. Ciao, PG. A meno che tu F fottuto, gli sta dicendo, se gli sta dicendo. Ethan, oggetto importante di Ethan, molto importante di Ethan, è rubato. Missione, recuperarla. Ok. Come va? Meglio non fare domande. Bene, dovrei cercare Ethan. C'è uno zaino. Ok, quasi sicuro. Non c'è spaccarocce. Ah, le posso rompere comunque. Ah, grazie. Conosci sta roba? Un bit di buona fortuna. Conosci questa roba, PG? Onestamente io... ti dico la verità, magari sei entrato poco. Mi ricordo che avevi donato dei bit, però non mi ricordo con che gioco eri entrato. Eri entrato con Rab? O qualche altro gioco Pokémon? C'era Abra. Anche se Fluffy non mi faceva schifo, psico. Forse l'hanno pure potenziato, sai perché? Non è così lento di attack speed. Cioè di velocità. Perché attack speed ho detto? Che certo. Dobbiamo togliere Makuhita. Ah, ci sta, ci sta, ci sta. Come la chiamiamo la pecora? Un soprannome per la pecora, PG. Dai, ti do l'onore di scegliere il soprannome per la pecora. Come la chiamiamo? È Psicoelettro. Vabbè, poi si trasforma in Ampharos. Sì, vabbè, poi Ampharos diventa. Accetto consigli. Come vi dice la chiamo, dai. Lo possiamo chiamare cosa? Come si chiama quello che ha scoperto la lampadina? Edison, se non sbaglio. Quello che ha inventato la lampadina, no, tipo. Si chiamava Edison. O sbaglio? Sì, Edison. No, in realtà il primo dice è stato Swan. E Edison lo che aveva inventato, scusa. No, ha inventato lui la lampadina. Boh, ma
magari c'è la solita cosa che si danno gli si attribuiscono le invenzioni a un altro rispetto a quell'altro, tipo forse l'ha perfezionato, magari Edison. Chiamiamolo Roy, va bene. Come mai? Così, giusto per... Conosci quindi Odyssey? Abbiamo fatto il primo strato. Ah, ma i stratum sono solo 4, o no? Ah, ok, no, ci sono, ci sono. Abbiamo fatto soltanto il primo stratum, è stata uccisa Amy, RIP. Ti assomiglia a quello? Lo sai che non so chi è. Non ho mai visto Blade Runner, non uccidermi. Ah, questo qua. È elettrico? Sì, penso di averlo visto da qualche parte comunque. Però il film non l'ho visto. Ho sentito parlare sempre tanto, anche bene, Elisir. No, vabbè, allora questa è bella profonda come citazione. A leggere la frase. Complimenti. Che è ragionato, eh? Non è a caso. Ah, oh, un thundershoe diverso, un tipo terra. Sì, ma se è terra buio non mi serve. Vediamo, proviamo a prenderlo, vediamo che muore, cos'è. Complimenti, citazione molto profonda, PG. Mi sa. Non mi sa, sì, è così, eh. È una frase del film. E poi ha pure senso le pecore elettriche perché? Perché uno quando dorme si dice che conta le pecore per addormentarsi. C'è un senso, non lo sapevo questa cosa. Avendo visto il film. Cos'è terra buio? Ah no, terra acciaio. Non è assolutamente male. A questo punto togliamo Krabby. Meglio di Krabby. Però sono tutti verdasti. Ho la strana sensazione che... A poco scarso piace l'azzurro e il verde. Oh, Stygian. Come va? Tutto a posto? Boh, sta strana sensazione. La maggior parte dei Pokémon che ha creato sono verdi. Gli sprite, diciamo che modificate e cose, e azzurri. Guarda, questa strana sensazione, poi non lo so. Abbastanza, il solito. Qua stiamo avanzando, siamo appena entrato nel secondo stratum. Tu devi essere forte se hai sconfitto Karin. Mostra, dimostramelo. Cioè, mostra quanto sei forte. Intendo. Cycle Spear su di lui e Sludge su di lui. Ahia, vabbè, dovrebbe repare. Nice. La stessa cosa. Avere Maitiena già è tanta roba. Reference ai Gianni? Tipo? Are you well supplied? Sei ben fornito? Non puoi mai sapere di che cosa hai bisogno nel deserto. Ci sono molti tipi erba, vedo. Ah, sono due volte colpito.
Ah, perché folletto, c'è il tipo folletto, quindi. Capisco. Vediamo che sa fare senso. Madonna mia. Roll out su di lui. E tu usa Thundershock su di lui. Ah. Giusto. Ma sto giocando malissimo. Vinceremo lo stesso probabilmente, ma sto giocando male. Malissimo proprio. Ho fatto malissimo questo Fluffy. C'hai ragione. Ma Senshu è un Sonic che ci ho creduto poco. Un Sonic di terra. C'è un personaggio di Sonic che è tipo marroncino. È tipo terra. Fammi controllare. C'hanno tipo gli elementi i personaggi di Sonic. Ah, Knuckles. Knuckles è di tipo terra. Quanto pare. Lo conosco, Knuckles. Mettiamo, chiamiamolo Knuckles. Spero sia scritto giusto, dovrebbe essere. Mamma è femmina. Vabbè. Altro è Knuckles LGBT come. Come Pogo Sky. No, chi era? L'avevo chiamato. Makuhita, sì, Pogo Scars. Ecco. Siamo. Ormai siamo tutti open, quindi ok. No, ho sbagliato qua dentro. Pilastro. Perché non pensavo di usarlo, per quello non gli avevo dato il soprannome comunque. Piccolo dettaglio. Proprio per visto che era acciaio. Comunque, che aveva detto questo? A sud può trovare il secondo. La base di avventurieri del secondo Strautum. C'è un controllo se hai. Controllo se hai bisogno di suoi rifornimenti. Ok, controlla se hai bisogno di fornimenti, controlla lì se hai bisogno di fornimenti. Un ladro dice il pezzo che è andato a sud. Ok. Ho controllato che il nome di sto deserto viene da una carta di Yu-Gi-Oh! A quanto pare, perché mi dice. Non lo so, mi dà la sensazione che aveva preso riferimento a qualcosa. Viene da una carta di Yu-Gi-Oh! Che è il deserto. Che si chiama proprio deserto di Golgonda. Interessante. Great Ball, Mega Ball. C'è una grotta. Vediamo un po'. Cava di caverna di Atari. È caverna o cava? Bellino Onyx. Però no. Creiamo una squadra di cui ne abbiamo usati pochi come faccio di solito. Hai trovato dei tesori forse? Anche se in realtà Shumish è abusato da parte mia. È un po' abusato. Ma quello è acciaio. Però Bubble Beam dovrebbe un po' fare qualche dannetto. Ok, Baltoi è andato. Pericoloso. Con le mosse psico su Ciro. Psibim. Ma chi?
Forte. Posto di confusione. Proprio forte di confusione. Allora la frase finale. Ora poi lo faccio. PG. Quasi. Vabbè, siamo pure sottolivellati, sto notando rispetto a loro. Allora facciamo così, tanto questo crepa comunque. Bavo lui, ma lui. Headbutt. Che mossa c'ha? Posto di tackle. Al 23 dovrebbe evolversi. Muove da lì. Ok, facciamo bite bubble. No, che pietoso, tipo. Vabbè, pietoso come pietoso, dici. Che cosa pietoso? Facciamo la prossima, dai, questa è una vera frase. Quella quando gli riparlo, faccio. Be careful. And foe medicinist in this cave. Sta attento. Nu foe si fece unire in questa caverna. In questa caverna, diciamo. Meditate. Foe e foe sono i nemici delle regioni potenziate. Non si traduce, non c'è modo di dirlo in siciliano. Perché si chiama Giro? A proposito, mentre mi ci ha fatto pensare, ma che abilità c'ha lui? Riduce gli attacchi. Ma è fortissimo! È pure neutro mi è uscito. Ma non è manco lentissimo, mi sa lui. Certo, forse è un po' in difesa speciale, sarà. Wow. Ma è forte. Minchia, se è forte. Ma è pure acciaio. Cioè, è acciaio terra e c'ha l'abilità Solid Rock. Questo è un tank della Madonna che fa pure danni. Magari contro gli speciali. Contro gli speciali farà un po' cacare. Magari non ce lo metti. Però mi sa che è bello forte questo, eh. Comunque, Ciro. E poi è terra, appunto è terra, è un Pokémon terra, i Pokémon terra sono forti. Acciaio forse un po' meno, c'è il folletto però, quindi potrebbe avere la sua rilevanza in parte, certo. Ma il Pokémon terra, l'elemento terra è troppo forte in gioco. Perché c'ha Water Absorb. L'ho chiamato Ciro, non so come mi chiamava, Ciro è giusto. Ruba l'acqua. Dimmi che è sbagliato, ma qua lasciamo Ivysilid. Questo cos'è, un tipo drago, non è il fantallenatore, tipo. Hai dei Pokémon? Mostrameli. No, la lead non è la migliore di tutti. Direi di attaccare subito Magnemite. Fa paura Magnemite. Ecco, ho detto che faceva paura. Ma perché è super efficace? Raga, ma una mossa elettro super efficace sul ghiaccio? C'è stato qualche cambiamento? Nei super efficaci, se voi sapete.
manco cambiarlo. Vabbè, ha retto. So che il tipo veleno è super efficace su acqua. E mo vediamo. Ma lo proviamo subito. Se no mi ammazza. C'ha ragione. C'ha ragione. Ma l'elettra è forte anche sul ghiaccio a sto punto, sul buio. Sono dei due, perché mi è stato super efficace su Icy che è ghiaccio buio. C'è stato qualche cambiamento da questo punto di vista. Allora, facciamo i bubble beam. No, che ho fatto? Ah, ok. Minchia, ma gli allenatori sono scatenati, eh. Posso avere Glagar e Skermoni? Se sei abbastanza fortunato. Ah sì? Ora ci do un occhio allora. Per vedere i cambiamenti. È che sto giocando difficile, eh. Un po' di sfida la danno gli. Fammi andare a controllare gli allenatori, eh. Sono leggermente sottolivellato, ma tipo uno o due livelli, ma non dovrebbero fare così tanto la differenza. No, non la vedo qui la tabella. Non lo so se era su. Ah, forse questo? Pokémon statistica e learn set. Sì, ecco. Ora roccia è super efficace sui normali. Eppure l'acciaio. No, aspetta, non ho letto male, aspetta, no. Ok. Roccia non è molto efficace sui normali e acciaio non è molto efficace sui normali. Ma in che senso? Ma i normali che non sono molto efficaci su roccia. Sì, i normali che non sono molto efficaci su roccia e acciaio. Sì, hanno cambiato delle cose comunque. Vediamo il ghiaccio. Cioè, in realtà l'elettro è super efficace sul ghiaccio. No, allora è sul buio. Fammi vedere il buio. No, e allora perché era super efficace? Ma ha dato super efficace la mossa elettrica sul ghiaccio, raga. O buio. Boh. Contro che Pokémon era? Magnemite, mi sembra. O c'è qualche abilità particolare? Era Magnemite, se non sbaglio. Ho usato la mossa acciaio e mi ha fatto l'animazione della mossa elettro. Che cazzo ne so? Non ho letto che mossa era, posso controllare però. Ci metto 3 secondi.
Ma io ho visto l'animazione della mossa elettro, eh. Ma controllo 2 secondi. Oh, questa è quella con Baltoi. Qua. Vediamo. Sto controllando, 1 secondo. Magnet Bomb. Ah, ho usato Magnet Bomb. Quello è fatto. Allora, certo, ma ha steccato bello forte. Ho usato Magnet Bomb. Certo, la mossa acciaio ho usato. Beh, era l'unica conclusione. Però c'è l'animazione tipo che sembrava elettro. Mi ha ingannato. Però il veleno è veramente super efficace su acqua, come detto. Problema risolto. Pezzo stella. Wismurf. Teriaca? Che cosa? Panacea fatta di fiori bolliti. Sì, di petali di fiori bolliti. Nuovi di stato. Ah, è cura. Cura totale. Ma? Gascol. Ma questo così non lo posso attaccare. Shadow Sneak. Ma è fuoco comunque, mi sa, eh. Fuoco spettro. Peccato non ho fatto il Pokédex, sai? Questa è una cosa che gli consiglio di fare. Ma lui era fisico? Mi sa di sì, vabbè. Oh, si evolve. Pige. Eh no, Firo, che cazzo so? Era. Vabbè. Sono scemo. Era Spiro, sì, giusto. E poi era Pige 8, credo. È fisico, sì. Ma non è malissimo. Sembra equilibrato. Light Clay. Questo non mi ricordo se c'ho qualche. Ah, aumentava la durata di riflesso e Light Screen. Giusto, giusto, giusto. Dopo come sono veramente ammirevoli. Li manderesti contro di me? Comunque qua ci sono lotte. No. Sì. Ok. Possiamo andare. Facciamo i Cycle Spear su di lui. E Sludge su di lui a sto punto. Ha crittato. Ai! Ma doppio crittito! Ma che cazzo è? T'ho detto, sono agguerriti qua. Hanno fatto due più crit questi. Pensavo che mi ero impegnata abbastanza con l'allenamento, ma a quanto pare c'è ancora tanto da imparare. Puoi vedere se nuove mosse o da ricorda mosse. Di solito quando si evolvono ne imparano alcune. E ora vediamo quando torniamo indietro.
Tanto qua mi sa che dobbiamo tornare indietro a curarci. Beh, perfetto. Mi fai scappare? Oddio. No! Vabbè, abbiamo perso. È inutile che faccio roba, abbiamo perso. Non posso manco scappare. Vabbè, fa nulla. Prendiamola come scusa. Ricorda mossa era qui. Ah, lui non l'avevo controllato. Sucker Punch. Ma subito. Ma Headbutt la volevo tenere. Paul potrebbe servire. Ma? Grazie per l'abbonamento al donatore anonimo. Grazie mille. Credo che dovrebbe. Ti ringrazio anche Stigio a questo punto. Non vorrei toglierlo, Owl, ma probabilmente però non lo userei, quindi. Per ora togliamolo. Grazie, veramente. Benvenuto allora tra gli abbonati, Stigion. Ne ho Red Bull. Oh, nice slash steel wing. Ha una bella varietà di mosse. Leaf Blade potrebbe essere buono. Teniamo intanto Thundershock. Rimetterei Steel Wing a questo punto. Al posto di Leer. È una bella copertura così lui. No. Dai, col velocizzare. Questi non si sono evoluti, non credo ci hanno mosse. Facciamo evolvere muove da lì, dai. Facciamo così, dai. Andiamo 2 secondi qua. Voglio fare evolvere Brillum. Ah, controlliamo che tipo era lui. Aether? Ma ha aggiunto un nuovo tipo? Levitate. Ah, lo dice così. Fammi vedere. Manco l'ho visto quando ho controllato i Pokémon. Ma è una specie di tipo neutro. È solo non efficace contro alcuni tipi. Ah, è il posto del folletto? Sì, ma qua non c'è scritto che è super efficace su qualcosa. C'è scritto solo che non è molto efficace contro il veleno, contro il buio e contro l'Aether stesso. Sì, è praticamente il folletto. Letteralmente Aether dovrebbe significare etere, se non sbaglio. O no? Quindi è super efficace contro il drago. E poi cosa? Il folletto me lo scordo sempre contro cosa era super efficace. Contro il drago. E poi cos'era gli altri?
buio, giusto, e lot. A typing diverso. In che senso? Però non mi interessa, però curioso come fosse. Mi ricordo che tipo di Pokémon avevo questo. Non gli faremo mai danni e sbattuaccione. Chiamala addormentata. Crepa. Vabbè. Mettergli lui Snarl, no, è fisico, non ci serve Snarl, nemmeno Swagger. Non ho molto, questo resiste a... lo so che resiste, ma mi secca cambiare, facciamo così, tanto abbiamo vinto. No, è morto, seriamente. Ma sono al 25 comunque loro, eh. Non so se ce la faccio, madonna mia. Ma stanno al 25. No, perché ho usato... Minchia, ma è impossibile, stanno al 25 già questi. No, non volevo far questo. E vabbè, sono crepato. Dio. Non è superficie contro nulla, ma resistenza. Tanta resistenza. Ah, allora non è un folletto. Sì, ma sono arrivati al 25 questi. Come cazzo faccio? Allora facciamo Physical Spear, RS. Ma addormentato. Dai! Ma si è svegliato. Bulldozer, oh buona. Posso ir all out? Non guardo manco quali sono le altre mosse. Beh, in realtà c'era poi Sting che fa cagare. Ah, ok, ci sta. Stessa strategia. Dovrebbe livellare, ma si evolve. Ok, livellate. Basta far così, ce la facciamo. Eccolo. Vabbè, è un semplice brillo. Dovrebbe imparare me qua. Eccolo qua. Boh, vabbè, togliamo i Mega Drain. Ma che dice sì? Vediamo che se c'è qualche mossa buona. Tipo un Fendifoglia. Non sarebbe male, ma non lo so se la impara con le mosse uno. Magari. Let's see. Stone Age. Bullet Seed, ma era fisica?
Sì, allora meglio Bullet Seed. Non c'ha mosse bellissime per ora. Onesto. Che abilità c'ha? No, ha skill link, è vero. No, è forte Bullet Seed allora. Minchia, è una mossa da 100, tipo quanto era? Una mossa di 125! Che può crittare tutte e 5 le volte, per modo di dire. Sì, in effetti anche Rock Blast è buono a questo punto. Dolgo molto in testa. Meglio di Stone Age, Rock Blast, 90 di precisione però. Bullet Seed è a 100. Togliamo gli headbutt. Sì, ho visto anche Arm Thrust. Conviene Arm Thrust? Non lo so se conviene il Post Stun Spore. Questi sono 15, 30, 60, 75. Comunque 100 di precisione. Sono spore, volevo lasciarlo, non si sa mai, potrebbe tornare utile, anche se c'ho, vabbè, tu un'onda, c'ho con altri. Va bene, nel caso gliela rinsegniamo. Dai, diamo gli Arm Thrust. C'è 51 di speed comunque, non è male. A quel livello. Vabbè, andiamo avanti. Ciao, Oh, tutti, sono Ivan! passato per un saluto. Come va, boss? Lui è il boss. Ok, ritorniamo nella grotta. Continuiamo. Ma meglio così allora. Continuiamo dove avevamo lasciato. Sto giocando questo Pokémon Odyssey, molto carino, eh. Molto studiato per bene come gioco. Di poco scarso, probabilmente te l'avrai pure giocato o comunque giochicchiato. Sicuro. Grazie, buonanotte allora. Buon riposo. Ciao ciao. E grazie per il meet. Ero messo nel salutarti che non ci ho manco pensato. Perdone. E no, qua c'è lo stronzo. No, di nuovo! Andiamo. Ma forse possiamo anche catturarlo. Ma questo ci shot, quello è il problema. Ti immagini? Iron Head. Arretto! Ah, vero, c'è pure ragione. Vero, mannaggia. Crit. Che però guarda che danno gli abbiamo fatto. C'ha 15 livelli sopra. Non credo di farcela batterlo, ci provo. Ho assorbito. Gli ha diminuito la speed. Ho ucciso il livello 38. Cioè. Ci vuole Knuckles. Sì,
Sì, c'avete ragione, me l'ho scordato che non si poteva catturare. È rosso, veramente. Cioè, non ho sbagliato col soprannome. Ho azzeccato il soprannome. Ma poi ricompare, vero? I foie ricompaiono questi qua, spero di sì. Mi sa che dormendo ricompaiono. Spero che ricompaiano, se no l'ho ucciso. Chi è questo? Come non so chi è salvo. Ho perso il mio ragazzo qualche parte, l'hai visto? Ah, immaginavo, ok, grazie per la conferma. Facciamo fuori prima. Direi, era adesso su di lui e Psibim su Nidorina a sto punto. Ah, per poco. Stessa cosa. Non mi ha dato manco così tanta exp per essere di livello alto, mi ha dato solo il doppio di questi qua. Però ero il selvatico, c'è da dire. Facciamo area lace su di lui. Con Red Bull e usiamo. Dovrei cambiare tipo così, mettiamo Ciro. Ma non si è ucciso da solo. Facciamo Steel Wing e Sludge. Dovrebbe essere folletto questo. No, non è folletto. Allora, non c'è il folletto, c'è solo la Edder, mi sembra di aver capito. Sì, vabbè, l'avevi detto. Ma siccome prima sono stato super efficace con su Azumarill, sono stato super efficace con. È strana sta cosa. Su Azumarill ho usato la mossa veleno e sono stato super efficace. Com'è possibile? Su Aedra cosa è super efficace? Veleno. È buio. Ah, ok. Allora era giusto. Mi sa che era Eder. Ah, è vero. Era acqua anche, c'è ragione. Mi ha ingannato sta cosa, santissimo. Giusto, 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 giusto. Non sono abituato. Scusa. Sto cercando ispirazione per una nuova canzone. Di tutti i posti, perché proprio qui? Perdona, che ancora non mi sono abituato. Totalmente un nuovo sistema in parte. Ritorna indietro a curarsi. Gli ha dato una debolezza in più. Quindi a sto punto io con lui prendo danno per uno. Se un Pokémon veleno mi attacca. Perché è acqua veleno. L'acqua lo assorbe. Oh, guarda che c'è. No, questo anche se non lo userò mai devo prenderlo. È obbligatorio. Dai, non lo uccidi con Headbutt. C'ho pure il nome. Quanto cazzo è figo Aggron. La Carlotta di turno ci deve essere sempre. Porta fortuna.
rimarrà nel box. Tac. Può sempre tornare utile, magari poi in futuro lo uso. Ma di qua mi sembra che non c'è nulla. Aspetta, mi sono perso. Qui dove c'era... Ah no, qui è dove c'era il Pokémon, quello là, grosso. Ah, qui c'è un MT, ok. Non l'ho letto, velocizzato 28, non so ma cosa me la diceva. Fossa. Pensavo me la dicevo comunque, di solito gli oggetti me li dice nella seconda frase. Questa caverna penso sia un extra comunque. Non è da dove si va avanti. Super repellente. Ah, lì si può scavare. Se ci va dall'altra parte. HP up. Venire qui con dei vestiti invernali è stato un errore. Insomma. Armetra. Sì, ma io. Però io ho più paura di Nummel. Se faccio Rock Blast su Nummel. E Steel Wing su Gidod. Ok. Vabbè, dovrebbe crepare. Easy. Veleno terra. Dovrei fargli per uno con bullet seed, come giusto, mi sa. Vediamo un attimo. Ma sì, ma non è abbastanza per uccidere. Se mi fa una mossa veleno mi fa male. Ah, anche lei. Ah, ecco. Vabbè. Lo sapevo. Sucker Punch facciamo io. Va bene, va bene. Okay. Ah no, è qua. Ok, allora no, era qui così. Era giusto, mi sa. Si andava di là. No, ho tagliato tipo un botto così facendo. In realtà ho fatto quasi la scelta migliore. Ma allora scusa, di qua che c'era? Ma no, ho tagliato un botto così. Mi sa, è giusto. Ah ecco, qua c'era forse sta piccola zona che non ho esplorato. Posso allenarmi qui ogni giorno. Sul tuo segno. Che senso sul mio segno? Facciamo vedere Sickle Spear, adesso. Take out. Ah, questi sono di livello basso. Non c'è bisogno manco che li guardi. Rip. Ma l'ho ucciso. Perché? Non ho capito. Psy Beam. Alice. Perché non entrava? Non lo so. Oh, hanno usato protezione, non ho letto. Hanno usato un fake out, penso anche. No, è come dico io, visto, ho tagliato. Ho tagliato tutta una parte prendendo la grotta. Vabbè, questa ce la riesploriamo comunque. Carbos.
come ho detto io, ho tagliato una bella parte, ma nel senso che la posso riesplorare, ma qui non è proprio tagliato, però nel senso se tu non vuoi fare tutte entrambe le strade, tutte le cose. Indossa degli abiti invernali, dicevano. Starei bene? Dicevano. Ma in realtà è meglio stare con gli abiti invernali nel deserto che nudi. Fact. Che il sole che ti picchia sulla pelle è molto più pesante rispetto a... Dov'era? Aspetta. Stavo cercando una cosa. Vabbè. Il sole che ti picchia direttamente sulla pelle è più... peggio. Oh, da qui si va avanti, ok. Ci sono i compagni. Ci va da sotto. Qui da dove sono venuto. Penso di aver esplorato tutto qua. Ma qui da dove sono venuto? Fammi controllare una cosa. Nelle rocce non so se si possono trovare solo poche, ma si possono trovare i minerali nelle rocce. Io non ho trovato il punto di raccolta qui, però c'è da dire. Ho visto un punto dei minerali. Ecco qui. Ma non ci posso andare. Forse sono lì dietro. Vabbè, andiamo a parlare con la squadra, con gli altri due membri. Vediamo che succede. Il non penso era sui minerali, tipo... i fossili, roba così. Penso intendere. Eccomi qua. Ma che buona notizia. No, l'ho perso sfortunatamente. Stupido Ethan. Missione, stai più attento. Non sei un po' troppo dura con Ethan? Sarebbe potuto accadere a chiunque. No, ha ragione. Era un oggetto veramente importante per me, praticamente, intendo. Sì. Mi chiedo dove è andato quel ladro. Qualcuno ha detto ladro? Chi è? La guardiana. Oh, che faccia carina, c'ha la bocca con quella... diciamo, disegnata in modo carino. Ehi, amici, avete aiuto? Avete bisogno di aiuto? Oh, ti conosco? Ups, mi scusa. È spagnola? Tipo? Mi scusa, tipo, poi si attende. Mi chiamo Kit. E sono un'avventuriera, salve. Ah no, è italiana, forse? In effetti il gioco è italiano, quindi ci può stare che ci metti una mezza italiana dentro. Ho sentito che un ladro ti ha rubato qualcosa, tipo, no? Traduci Kit in Kit è morte. No. No, non sono napoletano comunque. Però me l'hai servita su un piatto d'argento, è colpa tua. Came to my base camp, there may be somebody to help you. Dice, vieni al mio accampamento, vedete, ci potrebbe essere qualcuno ad aiutarti, che ti può aiutare, tipo, non intendo. E andiamo. Ah, così, è romana, altro che italiana, questo è proprio romana. Almeno, se non sbaglio, conosce questo posto, almeno. Forse può veramente aiutarci. Che ne pensi, Ethan? Nient'altro da fare, vero? Cioè, non possiamo fare altro, io intendo, non abbiamo scelta. Quell'individuo femmina parla in modo strano, fiducia 0,00%. Cosa c'è che non va? Niente, niente. Seguiamo quella ragazza. Devo parlare prima a Kit. Va bene.
Voglio mettere un nome più stereotipo italiano, però. Gorgio Vzanato. Gorgio cosa significava? Non mi ricordo. Onesto. Gorge. A gola, giusto. Gola di Zanato. Ci sono delle secondarie qui. C'è un Poragon. È un villaggio. È campsite, quindi era un accampamento, letteralmente, allora intendevo. Fammi confermare. Pensavo che intendevo un campeggio, sì, però non pensavo che intendeva un mezzo villaggio, tipo, dove c'erano più tende. Ok. Partiamo da con chi parlare, ora vediamo, partiamo da destra qua. Partiamo con questo con Porygon. Sistema di memoria remoto, modello Porygon 2. Ah, è un PC, ok. Ci sta. Ok. Benvenuto, vuoi spendere. Vuoi passare la notte nel gorgio. Alla gola di Zanardo, questa sicura, vabbè. In effetti è vestita come la signorina quella dentro la cinta. Quindi ci sta. Stavo pensando a delle mie strategie per sconfiggere il capitano del secondo stratum. Se sei qui per lo stesso motivo, beh, questo potrebbe tornarti utile. MT-18, così? Gracias. Fammi vedere. Raindance. Questo MT contiene Raindance. Pioggia d'ansia. Potresti usarla per counterare, quindi diciamo... come contrattaccare praticamente, per contrattaccare in un certo senso la tempesta di sabbia durante la battaglia, tipo per annullarla. Non si può entrare nelle tende, quindi no. Pensavo si potesse. Peccato, sarebbe stato bello entrare nelle tende, almeno non in tutte, dico, però tipo una, due. Ah, questo è giallo, giusto. Qua si può usare Headbutt. Ivo, vedo che c'è di altro. Penso siano questi tre. Spiro, Ivo e Hoppip. Ma non c'è altro, mi sa. Ah, c'è Execute. Ma prendiamo. Execute, come dire. Come lo posso dire? C'è un execute alternativo, diciamo. Facciamo così, guarda. C'ho qualcuno più scarsetto, no? C'ho Thunder Wave. Non è efficace. Ah, è terra. Si è pure curato sto coso. No, come missed. Presso, ok. Collezione, dai. Che è? Natu. Ma non è uscito Natu Elettro. Il wing non dovrebbe fare molto. Però facciamo Mega Ball. Cos'è? Elettro Psico?
No, Eder. Nato morto. Non mi piace manco l'abilità. A parte che si diminuisce l'attacco speciale. Un po' unlucky. Anche da quel punto di vista. Ma non lo uso, non lo userò al 99%. Nel caso lo uso, va bene. Salve, come posso aiutarti? Compra. Ah, compriamo da qualcuno. Il resto niente. Aia! Hai visto quel pugno elettrificato? Beh, niente, tipo elettrico, no? In ogni caso posso insegnarti la mossa Thunderpunch. Puoi insegnare la mossa Thunderpunch al tuo Pokémon in cambio di 5 Yellow Shard. No, no, no. Ho visto delle creature nel secondo stratum, ma sono tutte protette dai Foe. Questa c'è la missione. Sto provando a sorprendere la mia ragazza dandogli un bellissimo bouquet. Un bouquet del labirinto dei fiori. Questo compito è stancante e non voglio continuare. Mi daresti una mano? Sì, grazie tanto. Ho bisogno di 3 fiori rossi e 3 fiori gialli. Portameli e ti darò una bella ricompensa. Ti ricompenserò propriamente, cioè nel modo giusto. Adeguatamente, ecco. La parola giusta è qua. Oh, eccovi qua. Ho raccolto informazioni dagli altri avventurieri. In breve, i banditi del deserto sono tornati alle loro basi. Sono scomparsi qualche giorno fa e sono riapparsi oggi. Debotto. Certo, un inglese che legge così, debotto. Andiamo. All'improvviso, ragazzi. Sono scomparsi qualche giorno fa e sono riapparsi oggi. Aspetta, ma se... Kit, sai qualcosa... su questa gang di banditi? How they act? Come si agiscono? Chi è il loro capo? Fammi pensare... Penso che il loro capo era... una specie di Brody, qualcuno tipo, come si chiamava, Brody, no? L'ha chiamato. Mi diceva qualcosa sto nome. Non so perché, ma non era quell'Hulk di Fribernia? Pelato. Ah, quello che abbiamo battuto, che è lo stesso ladro che abbiamo battuto in quella struttura là, giusto. Era lui? Aspetta, lo conosci? Sì, sì, per ragioni sbagliate, tipo per cose brutte, tipo intendo. Può dirci dov'è, forse? Sì, sì, no problem. Lasciate la gola di Zanata e andate a est. I banditi dovrebbero essere lì da qualche parte. In ogni caso, occhio, ci sono dei Foe per strade. Grazie, Kit. Ci hai salvato la vita, vabbè, ci hai aiutato tanto, tipo, ci... Grazie per l'aiuto, intendamente. State attenti. Qui sotto che c'è? Ok, da lì mi sa che si va al prossimo strato. Mi sa che c'è sta parte da fare, poi si va, si può battere il guardiano. Il guardiano dello strato. Ho avuto una terribile idea, pomeriggio. Picnic pomeridiano in mezzo alla sabbia. Ma che matta! Si mangia la sabbia. Dice con lo spear. Spark. Headbutt. Nah. Knuckles non l'ho usato di nulla. Facciamo così. Ma contro questi è scarso, c'è da dire anche. C'hanno tipi terra, erba.
Non va bene, super repellente. Oh, questo è il punto di raccolta. Cherry Berry. Yellow Fly. Oh, questi mi servono. Non mi ricordo quanti me ne servivano, mi servivano. Punto di raccolta. Prendiamo per ora questi, tanto se ci può tornare. Fammi vedere bag. Se ne sciocca nei baltoi, trapinch, numer, glider. Non abbiamo trovato nessun glider e baltoi. Ah, ecco. Ma non mi interessa in realtà, era per capire. Ah, mi dice nell'erba, glider. C'è pure uno spasso, vabbè. Glider penso sia normale, però. No, troppo velocizzato. È normale, glider. Punto di mi... dove si estrae. Sunstone Pokémon. Non spassi. Yellow Shard. Topaz. Mi servivano i Topaz per upgradare il negozio. Topaz. Sunstone Topaz. Spero mi basta. Oh cazzo, no. Vabbè, proviamo a ammazzarlo. Lui potrebbe farcelo. Arm Trust. Ma ce la fa, voglio. Bullet Seed. Beh, è comunque super efficace. No. Non ce n'ho mosso super efficace da questo. Però se regge è morto in te. No, vabbè, Mac Punch. Cioè, questo butta giù pure. Ma boh, i livelli 38. Ciao Stigian, alla prossima. Il tuo giro si è evoluto in Svalot. Buonanotte, buonanotte. Grazie per essere passato, facciate. Io vediamo se riesco a fare il secondo guardiano, altrimenti lo facciamo la prossima volta. Massimo sto un'altra mezz'oretta. Cosa serviva per upgradare? Ecco qua. 7 ferri gialli e 4 topazzi. Ma non li... devo andare a dormire. Ah no, me l'ha dati, ok. Mi ha considerato... ok. Non so quanti ne ho. Ma penso di averne abbastanza. Un'altra cosa, questo qua voleva di fiori? Voleva fiori rossi e fiori? Vabbè, lo posso leggere. 3 rossi e 3 gialli. Quindi a prendere 3 fiori rossi. Tre fiori rossi e 3 gialli. Vediamo se intanto possiamo livellare il negozio. Ok, sì. Infatti il negozio è stato migliorato. Sarà uno grosso. Ed è l'ultimo. Fiori blu, viola, zaffiri e dolomiti. Ok, terzo e quarto piano. Quindi passerà del tempo che ne faccio. Ultra ball ci abbiamo.
C'è mio Swalot, vediamo qualcuno che può recuperare Moss. Xisher. Forse Rapid Spin. Ma è giusto per il meno, perché poi su Sting fa cagare, io lo insegnavo questo. No, ok, questo show. Spore è bello forte. A questo punto mettiamo McPunch e mettiamo Spore. Onestamente. C'è un nasty plot. Gli smoke. Amnesia ci dà arma. Toxic non è male. Posto di Yawn mettiamo. Potrebbe tornare utile. Ok, per ora è sistemato. Mi servono i fiori rossi. Da qui, ok, giusto. Uno. Tre. Mi scordo che posso farli sempre la stessa pianta. Eccolo qua. Non è abbastanza? Ricordati che ha bisogno di tre fiori rossi e tre gialli. Ah, vero, mi mancano i gialli, mi sa. Perché li ho usati tutti. Uno, due, tre. Perfetto. Veramente portati, grazie, ma sai cosa? Sto pensando che qualche gioiello sarebbe male. Potresti se trovarci? Non abbastanza, ricordi bisogno. Ma non li ho trovati tra in più. Andiamo a prendere. Sunstone. Pokémon. Yellow Shard. Stardust. Topaz. Mi sa che non ne ho abbastanza. Vabbè, proviamo, vediamo un pochino. Non è abbastanza. Mi ridà l'energia. Uno. Due. Che modo dovrebbe essere abbastanza per forza. Se non è abbastanza ti vengo a cercare fino a casa e ti ammazzo. Ah, sono abbastanza. Eccoti qua. Grazie tanto, accetto questo come regalo. Oh, sembra che non abbia abbastanza spazio nel dopo. No. Mi regalo un nuovo?
No, ho sbagliato. Chi togliamo però? Togliamo lui, dai. Girafarig. È Girafarig per speciale? No, normale Girafarig. Meh. Cambiamo. Che col proseguiamo verso destra. Terzo strato. Finalmente ho trovato ispirazione per la nuova canzone. Rock Blast, cioè. Si può spirare. Lui è andato. Pure lui. Ho perso la mia ragazza scrivendo. Ho vinto, ma che costa? Lol. Dove pensi di stare andando con quei muscoli così piccoli, con quei piccoli muscoli? Arm thrust. Anzi. Dovrebbe essere super efficace comunque. Ghiaccio, perché è terra su Onix. Esatto. Minchia, non è morto. Vabbè. Muore ora. Ice Fang. Oh, mo si ragiona. Come, mo già è una mossa migliore. No, agilità no. In realtà non hai bisogno di muscoli nelle battaglie Pokémon. No, l'hai capito. In questa zona ci sono tante caverne. Un altro Terriaca. Non ci sono Pokémon qui. Invece sì, c'è Fanfi. L'Arvitar! Ci sta l'Arvitar! What the fuck? Catturiamolo per il meme. Madonna, ma è gigante, che labirintico. Vediamo che c'è qui. È gigantissimo. Thunderstone. Altro che completarlo. Ci sono un sacco di tesori nascosti qui sotto. Ecco, prendi questo. Ne ho uno in più. Item find. Non c'è nulla. Siamo live. Oh, bello si item finder così. Nugget. Non c'è nient'altro.
Tocca a lei. Ah, la sabbia calda è andata nelle mie, è entrata nelle mie scarpe. Ah. Bello sto ponito. Bull seed. Su ponito facciamo i bite, vediamo. È fuoco. Madonna che danno. Rock blast. Non sono riuscito a concentrarmi. Penso che mi sono bruciato i piedi. Medico. Non ho forze. Dice tu potresti aver bisogno di qualcosa per spingerlo da parte. No, non posso piegare un cucchiaio solo sguardandolo. Perché me lo chiedi? Smoocham, Rock Blast. Anzi, facciamo un Arm Thrust. Ne ho più sul sicuro, preferisco. Dovrebbe essere super efficace, ok, si fa. Ok, nice. Faccio un Bullet Seed e Sucker Punch. Ok. Nice. Giuro che dei poteri psichici. Solo che non sono del giusto amore, ok? È gigante. È enorme. Sto posto è troppo grande. Onesto, è troppo grande. Mi sto perdendo quasi. Etale. Troppo grande. Oh, vecchia ambra. Questa è la vecchia ambra di cui l'avventuriero stava parlando. Vuoi prenderla? Certo. Appena la metti nelle tue mani. Senti un urlo, arma! C'è armadillo, non sono full vita. Aia. Cazzo. Questo non ce lo facciamo. Non credo ce lo provo, ciao. Ma che danno gli ho fatto? Ci abbiamo fatto? Cra! Ancora. No, tu usa Toxis. Dai. Aia. Niente, siamo crepati. Crit. Che culo. A quanto pare l'avventuriero è stato attaccato da questi foe. Una volta che il pericolo è passato, decidi di prenderti l'ambra e di tornare al Crab Club. Ah, questo era quello del Crab Club, era una secondaria. Che ne ho prese tutte, chissà la ricordo. Ma io poi me la regala sta plantica. Me la meriterei. Eh,
quello vado a combattere. Madonna, 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 quanta gente. Dov'era qua? Mi sono perso. Siedi qua. C'è troppa roba. Cioè, questo è solo il secondo strato. Ma è matto, mago. È veramente matto. Vabbè, non posso, mi dispiace, non puoi procedere finché non completi il secondo strato. Che di lì si va avanti. Ok, qua ho guardato tutto. Antidoto. Ok, intanto qua. Perfetto. Qua c'è un tizio, mo? Mi sono allenato qui per 10 anni. Ho detto 10, intendevo 20. Bullet Seed. Questa è dura. È sfango, quanto gli fa. Fa male lui se mi attacca. Ah, sì. Ecco. Rip. Chi è più veloce? Ah, ok, è lui. Pensandoci, da quant'è che sono qui? Ma è in questa pietra? Ah, Waterstone, pietra idrica. Ferro. Ma è gigante comunque, è enorme sta qua. Questa parte qua è gigante. Guardala quanto è grossa. È proprio un deserto enorme. Mi sto tenendo in forma. Arm Trust. Psy Beam. Mazzo, è morto per poco. Sono così stanco. Correre dopo una battaglia di Pokémon non è stata una buona idea. Fare una corsetta, tipo. E lo shard. Ho la sensazione pure che bisognerà fare il backtracking. Sì, tu sarai la centesima persona che affronterò oggi. C'è Kirlia! Con una versione diversa. Ce la fa ucciderla, sì, ok. Non dovrebbe avere altre difese. Ho fatto male. E il centesimo contro chi perde. Lol. Ho visto dei nidi sospetti andare a ovest. Mi chiedo che cosa stanno facendo ora.
pezzo stella. Madonna mia, gigante. Pezzo stella. Sì, sto ripetendo 10.000 volte che è gigante sto posto, ma perché è la verità? Qui da dove sono venuto? È gigantissima. Mi sono mezzo perso. Non ho letto ma cos'era, vabbè. Con la fretta. Che è troppo grande qua. L'ho perso. Ah, Levitet, mi sa. Ma nemmeno questo. Yellow Flower. Rocky Helmet. Ok. Ma il Rocky Helmet potremmo darlo. Knuckles. TM03, cos'è forza? Credo, quello è Man. A meno che non le nominate sempre TM. MT. Ah, Waterpool. Oh. Forse è meglio di Bolaraggio. Oh, è lo stesso, solo che quello che può confondere. Però questo può passare la velocità. Ah. Ma 5 di potenza in più. Ma questo è quello che ho incontrato prima, sì. Ok. C'era qualcuno che mi cura. Vedi, qui possiamo tornare indietro e mi vado a curare velocemente. Ma devo andare sempre tutto indietro. È lunga qua. Ancora. Ma? Ah. Perché non riesco a colpirlo? Missano! Ma seriamente? No, non funziona, Toxic. Ma sconfitto. Ma missa tutto! Ah no, questo no. Ucciso, che culo. Ormai mi ero rassegnato a perdere. Onestamente. Stiamo attenti. No, no, no. Tutto a destra. Tutto a destra. Dove sono andato? Aspetta, mi sono perso, era qua. Tutto a destra, ma non troppo. C'è una porta. Questo probabilmente
nascondiglio dei ladri di cui ho parlato Kit. Come entriamo? Consiglio, prova a bussare. Non penso che sono così stupidi. No, no, no. Questa è una bella idea. Potrebbe funzionare. Bussa. Praticamente toc toc. Password. Apriti sesamo. Sbagliato. Abracadabra. Sbagliato di nuovo. Pelato. Questa è una parola tabù. Col cavolo che vi apro. Ma cosa c'è che non va? Niente. Ops. Ma non l'hanno visto. Un piano. Forse si sta nascondendo in una di quelle caverne sabbiose. Seguiamolo. Non può essere lontano. Oh no. Devo rigirarmi tutte le caverne. Cacchio. Devo rigiocarmi le caverne. Ma seriamente. Le ho girate già tutte. No, ma ha visto di nuovo. Vabbè, però, Power Gem. Posso tackle, magari. Ci sta a posto di ecco. Si evolve Ampharos. E come diventa? Bello. Sembra tipo demoniaco. Thunder Punch. Ma è speciale. Come giusto. Fammi vedere. Mi serve Thunder Punch. È un buon attacco fisico, ma mi serve a nulla. Dovrei controllare tutte le caverne. Ma qui come si ci va? Meno da là si può andare. Per vedere dove sta sto tizio. No, qui è dove c'è l'ambra. No, non c'è qui. Qua c'era lui. Ah, eccolo qua, l'ho trovato. Nugget. Non c'è modo che mi troveranno qui. Come? Non importa. I'll go down. Swinging. Andrò giù dondolandomi, tipo. Aspetta il controllo. Ma è tipo... Non è proprio dondolandomi, come lo dico. Abbiamo controllo di preciso, lo sente. Oscillando, ecco quello. In che senso? Ma probabilmente intende combattendo. Ice Fang. Su di lui. Mentre siamo Psybeam su Coffin, i più pericolosi. Shottato, nice. Vabbè, è andato. RIP. Era proprio così. Che cosa? La password, veloce. Mi stai liberando allora? Sì.
promessa? Pinky Promise, tipo promessa, nel senso promessa del mignolino, cioè tipo roba del genere. Vabbè, è un modo di dire, promessa. Sì, nah, censi. Questa è la password, ovviamente. If they're looking for me, tell them I went to get some milk. Se mi stai cercando, di di che sono andato a prendere del latte. Oddio. Riferimento questo. Una reference. Oh, c'è un cubon. Quanto gli faccio di byte? Se regge lo cattura, ecco, ha detto. Hanno bisogno sempre di amore, cubon. In realtà non è manco così forte Marowak. È bello esteticamente. Ok, ritorniamo alla porta allora. È un bel inferno sto deserto. Onesto. Complimenti, l'ha fatto veramente complicato. Cioè si capisce come orientarti, però è labirintico. Mi piace, dà la sensazione di deserto. Senza il deserto uno si perde facilmente. Password? Sì, in agenzia per questa password. Entra. Ed eccoci qua. Scusa Nyx, io vado avanti. Devo riprendermi il mio medaglione. Il prima possibile. Ma quell'oggetto è veramente così importante? Comunque qua ci si poteva curare. È un regalo della della madre morta di Ethan. Un oggetto rimpiazzabile 100%. No, non lo sapevo. Problema nessuno. Priorità è trovare Ethan il più velocemente possibile. Non so perché, ma qualcosa non mi ha, cioè mi ha, come dire, mi ha infastidito, cioè non mi piace, non mi è piaciuta fino ad ora. Quei due sono sputati a nulla e comunque hanno dei legami con mia sorella. Non penso che sono cattivi, ma meglio non pensarci troppo. Devo trovare Ethan. Ok, chiudiamo qua, dai. Mi sarebbe piaciuto finirla questa prima parte, il secondo strato, ma è veramente lunga. Onestamente, quindi la prossima volta la finiamo.